Un'ultima domanda. E porca vacca. È facile, ma... Si salve? Ma con calma, con calma. Veramente, Arturo salve. Bracchetti, veramente. Salve, sono Teddy Maloscia e scrivo per Cioè. Oh, Teddy Maloscia, un applauso a Teddy Maloscia. Teddy, grazie. Sì, volevo farle alcune domande, me le sono scritte. Sono qua tutto per lei? Sì. Birichino. È un modo di dire. Sì, sì, anche di fare, lasci stare. No, anche perché quando l'ho vista in difficoltà volevo darle una mano. E dove voleva darmela? No, vabbè, adesso non è che... Gioco di mano, gioco di... birichino. Ma che birichino? Passa le domande, grazie. Volevo chiederle, ma se uno entra nel mare in un punto dove si tocca, poi diventa cieco? No, qui c'è un misunderstanding. Quando si intende dove si tocca, si intende coi piedi. Ah, si tocca con i piedi, è un contorsionista. No, vabbè, adesso non è che deve andare a capire male. Ah, un'altra domanda. Sì, volevo chiederle, ma in questo periodo di crisi, in cui bisogna stringere i denti, avere dei rapporti orali può essere pericoloso? No, vabbè. Più che pensare alla domanda, è la faccia basita di alcune persone che mi fa pensare... Altre domande. E poi sì, volevo chiederle, ma se gli audiolesi hanno problemi di udito, i tirolesi che tipo di problemi hanno? Se ce ne fossero in sala potremmo chiedere, ma non credo. Andrei a altre domande, grazie. Sì, poi volevo chiederle, ma se uno giocando a calcio subisce un fallo molto duro, poi diventa gay? C'è attinenza in queste cose, non capisco proprio dove vuole andare e poi a parare. Volevo chiederle, ma la posizione. Ma come diventa millifugo quando. La posizione del 69 andava di moda anche negli anni 70? Penso di sì, soprattutto negli anni 70. Sì. Poi volevo chiederle, questa me la sono scritta, ma se uno al primo appuntamento con la fidanzata arriva in anticipo, la volta dopo deve usare preservativi ritardanti? Non credo servirebbero alla cosa, nel senso... Alla... E poi volevo chiederle, ma per fare la posizione del missionario bisogna spedire prima i soldi in Africa? No, 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 questo sicuramente glielo so dire per sentito dire, per sentito raccontare, no, sicuramente no. E poi volevo chiederle, ma è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molte pere? Io francamente mi coglie alla sprovvista, io non so se per far crescere il seno bisogna mangiare molte pere. Quello che le posso dire è che io nel dubbio mangio molte banane.